Consiglio comunale questa sera a Baronissi, con all'ordine del giorno diversi argomenti, alcuni dei quali di una certa importanza per la vita amministrativa del comune di Baronissi. Come al solito un dialogo acceso, aperto tra maggioranza e opposizione, con gli interventi del consigliere De Salvo e del capogruppo della minoranza Luca Galdi. Voi siete intervenuti a più riprese sul problema della scuola, vista l'apertura dell'anno didattico. Sì, abbiamo rappresentato un'interrogazione urgente al sindaco per rappresentare le esigenze e le segnalazioni che ci sono state fatte pervenire da diversi genitori, per evidenziare le disfunzioni e le problematiche che sono emersi in questi due giorni. Chiaramente Baronissi vive un disagio perché ci sono due istituti di scuola primaria e un istituto di scuola materna che ha una sono oggetti di lavori di ristrutturazione, e quindi ritengo che questa possibilità di generare di organizzare la scuola in doppio turno crea tanti disagi alle famiglie. Quindi abbiamo ritenuto e consigliato all'amministrazione di individuare nuovi spazi affinché possa essere eliminata questo doppio turno fino alla consegna della scuola, dei plessi scolastici oggetti di lavoro. Chiaramente riteniamo che oltre a questi ci sono una serie di problemi legati al trasporto, legati al coordinamento tra amministrazione e direzioni didattiche, che debba continuare per farsi da garantire e superare le difficoltà e le paure che tante famiglie oggi vivono sul territorio. Consigliere, al di là dell'emergenza Covid, promosso o bocciato l'amministrazione su come ha affrontato l'inizio dell'anno scolastico? Sicuramente da quello che appare dalla stampa sembra un'amministrazione promossa a pieni voti, la realtà dei fatti secondo noi dice altro. Sicuramente dei passi importanti sono stati fatti, ma ci sono tante tante cose ancora da migliorare, soprattutto nel dare la possibilità a tutti i bambini di frequentare l'orario mattutino, la scuola, e dedicarsi il pomeriggio sia allo studio sia all'attività sportiva o alla famiglia. Quindi voi dite no ai doppi turni? No ai doppi turni sicuramente, sia all'individuazione di altri ambienti fino al completamento dei lavori di ristrutturazione. Grazie.